Il Pineto chiude il suo meraviglioso 2023 casalingo con un pareggio che sta stretto contro la blasonata Spal, sprofondata dalla Serie A al terz'ultimo posto della C nel giro di 3 anni, al Mariani Pavone con un lungo elenco di assenti. Finisce 1-1 e lo stadio di Pineto mantiene la sua imbattibilità che dura ormai dallo scorso mese di gennaio, quasi un anno. La squadra di Amaolo allunga la sua striscia positiva a 7 partite, salendo momentaneamente al 6° posto in classifica, in piena zona playoff. Biancazzurri che partono con un assetto offensivo, Volpicelli più Shakir e Giambè, ma che sfiorano il vantaggio al 25° con un difensore, De Santis, che di testa, da ottima posizione e con la porta sguarnita, colpisce in pieno la traversa. Il primo tempo termina senza reti, ma con la sensazione che il Pineto possa sbloccarla da un momento all'altro, e invece, alla prima palla della ripresa, è la Spal a segnare per prima, dopo 3 minuti, con Rabbi, che fa tutto da solo, si incunea in area, assalta gli avversari e approfitta dell'uscita azzardata di Tonti per mandare in buca nella porta vuota. Il Pineto sembra sbandare, ma appena ha la possibilità di innescare Volpicelli fa male, malissimo alla Spal. Il neoentrato Borsoi della sinistra crossa lungo sul lato opposto, in cui sbuca il solito bomber pinetese che in acrobazia incrocia alla grande e beffa Alfonso. Nono gol stagionale per il numero 7 abruzzese. Nel finale la squadra di Amaolo potrebbe anche vincerla, come da tradizione, ma per De Santis non è serata. Gran botta dalla distanza e palla che tocca la parte alta della traversa ed esce fuori. Ma forse questa volta la vittoria sarebbe stata una punizione eccessiva per una Spal in evidente difficoltà, sì, ma piena di qualità e sempre in partita. Il Pineto chiuderà il 2023 a Sassari contro la Torres venerdì prossimo, nell'ultima giornata del girone di andata.